Cari Flaner, eccoci qui con la prima puntata della rubrica L'editore racconta, un format che abbiamo deciso di creare perché ci piace farvi conoscere il backstage del lavoro redazionale per spiegarvi anche quelli che sono i motivi per cui decidiamo di pubblicare un libro. Per quanto riguarda questa prima puntata, il libro di cui vi voglio parlare oggi si intitola Paris, Toujours Paris. Si tratta di una raccolta di 13, di 13 racconti ambientati nella capitale francese. Sono infatti poche le città al mondo che possono vantare lo stesso fascino senza tempo di Parigi, una città dai mille volti, una città con una storia importante, una città affascinante, misteriosa e a volte anche enigmatica. Leggendo questi racconti, il lettore avrà davvero la sensazione di essere un vero e proprio flaneur, perché si ritroverà a vagabondare tra le strade e i monumenti di Parigi, passando dal Louvre a Notre Dame, oppure dai vicoli colorati e vivaci di Montmartre, fino alla mitica Torre Eiffel. Due parole ancora su questo libro. La prima edizione risale al 2015 ed era in formato ebook e fu realizzata in occasione della prima edizione del nostro concorso letterario. Soltanto quest'anno abbiamo deciso di realizzare la versione cartacea perché ci sono state davvero molte richieste. Pertanto, cosa dirvi? Se volete saperne di più, non vi resta altro che leggere questa raccolta e io sono sicuro che non resterete delusi. Buona lettura a tutti, ci vediamo alla prossima puntata della rubrica L'editore racconta.